Sì, per il secondo anno consecutivo la FIM è orgogliosa di presentare la tappa di campionato del mondo di motosurf, una disciplina, l'ultima nata tra le discipline motonautiche, che sta riscuotendo enorme successo tra i ragazzi, tra i giovani, e che ci auguriamo porterà visibilità sia alla Regione Puglia e che di converso la Regione Puglia darà visibilità anche a questo nuovo sport che abbiamo bisogno di fare crescere. Noi non solo con Rodi Garganico ma con altre località della Puglia abbiamo uno splendido rapporto che ormai è collaudato da anni, tanto è vero che nella Puglia, che è la regione del continente in Italia che ha più chilometri di coste, noi organizziamo fantastiche gare, fantastiche manifestazioni. Rodi Garganico in particolare nel 2023 sarà protagonista per quanto riguarda la tappa di Mondiale Motosurf, ma ricordiamo anche come punto d'arrivo della famosa Venezia Monte Carlo, che quest'anno viene replicata in maniera un po' ridotta, ma comunque riprenderà poi il suo cammino originario e farà quest'anno proprio tappa finale a Rodi Garganico. Abbiamo presentato alla BIT di Milano la seconda edizione della Motosurf World Championship. Dopo il successo dell'anno scorso non potevamo che replicarci. 16, 17 e 18 giugno saremo presenti presso la Marina di Rodi Garganico con la Motosurf World Championship, seconda edizione. Avremo ragazzi e ragazze che si sfideranno in mare, un'occasione da non perdere. Sì, uno sport molto accattivante, tavole da surf che sfrecceranno sul mare, avremo le categorie woman, men, juniores, ma non mancherà anche l'electric challenge con un occhio alla sostenibilità e all'ecologico.